Il Signore sia con voi. Dal Vangelo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È il pane che io darò, è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, terza domenica di seguito ascoltiamo il discorso di Gesù da Giovanni, Vangelo secondo Giovanni, nella quale lui si annuncia come il pane disceso dal cielo per lasciarci il cibo che porta nella vita eterna. Questa annunciazione di Gesù, se abbiamo ascoltato bene queste cose, cioè il Vangelo continuamente accompagna incomprensione umana che produce la discordia, e questa discordia Gesù di nuovo usa affinché nella scoperta della sua persona e della sua missione sempre fa un passo in più. La prima discordia porta già moltiplicazione dei panni, che ha preceduto questo discorso lungo della pane della vita, mentre coloro che hanno guardato questa cosa a entusiasti dal suo potere, vogliono farlo diventare il capo sulla terra, lui si nasconde da loro e si ritira in solitudine e in preghiera. Quando lo ritrovano, lui dice a loro che questo miracolo era solo un segno per qualcosa che è molto più grande, molto più importante, e per prima volta gli parla di sé come di pane disceso dal cielo. Loro non lo capiscono, e lo fa ricordare che Mosè ha nutrito e saziato una folla nel deserto con manna, cercando che anche lui facesse un segno simile. Gesù risponde a loro che anche manna, anche se era solo cibo che si usava solo per quel periodo, l'ha dato Padre Celeste e non Mosè, e invece lui vuole dare a loro il pane che non finisce, non passa mai, e purtroppo loro questo non comprendono ancora. Ma dopo sua parola che abbiamo sentito oggi, il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo,
Allora i giudei non possono calmarsi, continuano a mormorare, anzi questo diventa una disputa che di nuovo passa a una domanda diretta: come questo può darci del suo sua carne per mangiare? Gesù, al posto di questo, lui gli ha detto che li sazierà di nuovo di pane. Questo probabilmente loro avrebbero accettato con entusiasmo, o se magari gli ha fatto ricordare diverse guarigioni dei loro malati, probabilmente loro non avrebbero avuto nulla in contrario. Ma loro non capiscono quando Gesù chiede che tutto questo sia compreso solo come un segno per qualcosa che è molto più grande, più importante, per qualcosa che ciascuno che partecipa in questo porta nella vita eterna, e per quello in realtà lui è venuto qui. A differenza dei ascoltatori di Gesù di allora, sembra che questa parola di Gesù oggi non turba nessuno, non provoca nemmeno la sorpresa, perciò possiamo citare due motivi completamente diversi. Primo, la Chiesa già da 2000 anni celebra l'Eucaristia come sacramento della presenza di Gesù nel vino e nel pane. Così tutti i fedeli questo prendono come qualcosa che per se stesso si comprende, cioè quello che non gli presenta nemmeno una difficoltà. Seconda cosa, diversi cristiani non prendono sul serio il ammonimento di Gesù che mangiare sua carne è un'inevitabile condizione per realizzare una vera vita da credenti, perché sono diventati indifferenti. E per questo nell'introduzione abbiamo detto che tanti pensano che possono essere credenti e non partecipando a Santa Messa. Loro pensano che possono essere cristiani anche senza questo. Solo così poteva succedere che fino al Secondo Concilio Vaticano ricevere comunione. Questa era una cosa rarissima. I fedeli sì, venivano spesso a messa, ma solo a poco numero di loro aderiva a Santa Comunione, perché Gesù così forte sottolinea l'importanza di prendere il pane che lui lascia come segno della sua presenza in mezzo a noi. Questa domanda è ancora più interessante quando noi sappiamo che lui in certe occasioni diceva: chi crederà avrà la vita eterna. Per questo si potrebbe concludere che è sufficiente credere. Perché allora Evangelista Giovanni sottolinea così tanto celebrare l'Eucaristia e prendere comunione? Proprio per proteggere e mantenere la vera cosa della fede cristiana, sottolineando l'importanza del prendere e mangiare pane eucaristico. Lui cercava di evitare uno studio gnostico che è avvenuto nel primo secolo di cristianesimo, cioè alla fine del primo secolo, proprio quando lui scrive il suo Vangelo. E a questa dottrina tutto materiale era straneo, cioè anche i sacramenti. A differenza la gnosa, per quale la fede era solo un atto di pensiero dell'uomo, evangelista volevo sottolineare che la fede è l'atto di obbedienza nell'accettare quello che Dio nel suo Figlio Gesù Cristo offre all'uomo, e questo è soprattutto concretizzato proprio nei doni eucaristici di pane e di vino nella celebrazione dell'Eucaristia. È che trascurare la celebrazione dell'Eucaristia e i doveri che provengono da questo esisteva già nella prima Chiesa, riconosciamo in un testo del Sant'Ignazio di Antiochia del secondo secolo, dove lui, i cristiani di allora, ammonisce così: mantenetevi da coloro che promuovono l'altra opinione riguardo alla grazia di Gesù Cristo, perché loro non curano il suo messaggio d'amore, loro non curano
povere e vedove, imprigionati, affamati e dissetati, non partecipano alla celebrazione dell'Eucaristia e alla preghiera, perché non credono che nell'Eucaristia il corpo e il sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha sofferto per i nostri peccati, è che il Padre nella sua bontà ha risuscitato. Coloro che si oppongono al dono di Dio muoiono in questa sua resistenza, questa loro resistenza, e sarebbe meglio riconoscere l'amore per poter risorgere loro da soli. Così Sant'Ignazio e le sue parole anche oggi possono essere la misura di una vera fede cristiana, che sempre al centro deve avere il mistero dell'Eucaristia. Fratelli e sorelle, la fede cristiana parte dalle persone singole, ma sempre crea l'unione dei fedeli. Questa riunione nella fede soprattutto si realizza e si rinnova nella celebrazione dell'Eucaristia. Gli uomini hanno bisogno di condividere la propria vita con gli altri, e questo soprattutto realizzano in unione al tavolo. Gli amici vengono invitati alla mensa per rafforzare l'amicizia, per approfondire l'amicizia. E quando ci visita anche un straniero che addirittura non conosciamo nemmeno, anche a lui offriamo qualcosa, presentando così che anche con lui vogliamo realizzare una certa unione. L'offerta di unione rinunciata sempre porta a disprezzo, invece l'offerta accettata sempre crea un rapporto di legame, di fiducia. Perciò Gesù stesso non ha mai rinunciato un invito a mensa, anche se questi inviti venivano dai pubblicani, dai peccatori. Con che cosa lui provocava disprezzo dei farisei? Partecipare a queste mense lui usava affinché anche a questi peccatori annuncia misericordia divina, per testimoniare l'unione con Dio. Quello che loro riconoscevano e si convertivano. La parola di Gesù alla fine ci porta verso la domanda chiave: che cosa vive l'uomo? Di che cosa vive questo mondo? Nostra esperienza umana è che viviamo di cibo che regolarmente prendiamo. Sarebbe pericoloso non consumare cibo, perché questo significherebbe portare in pericolo la propria vita. Ma noi abbiamo anche un'esperienza contraria: ci sono tante persone che hanno tante cose, mangiano il cibo scelto, ma nel momento di sincerità loro diranno che non sono felici, ma sono vuoti e vagano nella loro vita senza una mira, senza un scopo. Così si conferma sempre con la parola della Sacra Scrittura che l'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E la parola che è uscita dalla bocca di Gesù garantisce che pane eucaristico, suo corpo, è per la vita del mondo. Gesù Cristo, fratelli e sorelle, rimane anche oggi una grande sfida e unica soluzione per i bisogni di questo mondo. Solo nel suo spirito è possibile superare un enorme egoismo che oggi regna tra i ricchi e anche di coloro che non hanno nemmeno il pane. Questa insensibilità qualche volta comprime anche forma di un cinismo enorme, come poco fa nei giornali potevamo vedere ad esempio di quel ricco tedesco che con cinismo ha detto che i poveri sono colpevoli perché sono poveri, cioè che loro sono colpevoli per il loro destino. Questo uomo probabilmente non ha mai sentito per la parola di Gesù agli discepoli, quando guardava folla che con fame lo ascoltava: dategli voi da mangiare.
e affinché sua Chiesa possa avere cura dei bisognosi, gli ha dato il cibo che non è di questo mondo, ci ha lasciato il suo corpo, il suo sangue nel vino e nel pane come doni eucaristici. Solo nel suo esempio, l'esempio che con quale lui si è donato per l'uomo, è possibile oggi in modo giusto aiutare poveri e ridargli la dignità della persona umana. Questo è quello che la Chiesa, ma soprattutto i giovani cristiani di oggi all'inizio del terzo millennio, devono a questo mondo. I cristiani, nutrendosi di pane e di vita, devono da soli con la propria vita diventare cibo per il mondo che supplica l'amore, la comprensione e prima di tutto al servizio al prossimo. Al festival dei giovani di tutto il mondo qui a Medjugorje, i giornalisti hanno chiesto a questi giovani cosa gli è piaciuto soprattutto, cioè cosa li ha riempiti e realizzati spiritualmente. La risposta più frequente era l'Eucaristia e l'adorazione eucaristica. Questo è il segno, è la prova della maturità della loro fede, che ci dà una grande speranza che, nutriti di questo cibo, anche loro segno di speranza al mondo di oggi. E a questo siamo chiamati tutti. Amen.